Eccoci qua, eccoci a Storia in Scatola e arriviamo a venerdì davvero con un tema che è quello a cui anche alle persone che stanno partecipando alla Storia in Scatola è a cuore, ovvero le storie. Narrare, l'arte di narrare, di portare delle storie è un'esigenza che oggi è ancora più forte. Noi di Storia in Scatola, insieme ad Antonio Tancredi e Luigi Furini, abbiamo iniziato questo percorso circa un anno fa, ma adesso finalmente le storie escono, iniziano a uscire dalle scatole, anche se poi esistono scatole al di fuori delle scatole, ma sicuramente adesso c'è la possibilità di dare un respiro. Stiamo iniziando a lavorare, stiamo iniziando a preparare spettacoli. Io stesso ho un debutto adesso a giugno, ma è un qualcosa ancora tutto in divenire, e nello stesso tempo possiamo anche avvicinarci al vero significato e al ruolo che ha oggi la storia, perché tra il mare magnum di intrattenimento, di spettacolo, di informazioni che arrivano, quante storie ci sono? Quante storie sono davvero qualcosa che ci prendono e ci cambiano? Perché se una storia davvero ha un valore, è la storia che cambia la nostra vita, cambia il nostro modo di vedere, un filtro, no? È qualcosa che ci fa vedere uno spazio nuovo. Allora io ho la possibilità oggi, davvero, ed è con emozione che lo dico, che ho davvero la possibilità oggi di avere un grande narratore, una persona che da sempre ha raccolto storie, scritto storie, divulgato storie, sempre con una grande forza anche civile, anche politica nel più alto senso del termine. E anche oggi in questa sua trasmissione che porta avanti per The Good Morning Genova, che è appunto G, ogni giorno, e ve lo segnalo, ogni giorno dalle 10 in poi racconta storie sempre sull'onda della musica e sull'onda dei grandi maestri, perché poi sia nell'arte che in tutte le forme, diciamo, anche civili di emancipazione della democrazia, della convivenza, proprio di questi valori così alti, occorre sempre stare in prima linea. Lui è sempre in prima linea, è una persona che non si risparmia, e lui è Antonio Carletti. Eccolo qua. Ecco qua, benvenuto Antonio. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ciao Raffaele, grazie per avermi chiamato. Allora, sono molto contento anche perché sono venuto a trovarti a Good Morning Genova per Punto G, e sicuramente è una bella emozione vedere come la tua energia, la tua creatività sia ampiamente, diciamo, esposta, nel senso che questa tua esperienza e Good Morning Genova in particolare e in generale sono diventati un po' un riferimento per la città, perché viene seguita poi sia a Genova, in Liguria, ma anche nella rete nazionale. Senti Antonio, quanto è importante oggi poter consegnare delle storie e viverle in comunità? Ma dunque, intanto il titolo della, no, del tuo format, della tua trasmissione, proprio c'è dentro la parola storia, e si va avanti con le storie, si cresce con le storie, si impara dalle storie. Ascoltare chi ha una storia da raccontare si arricchisce, è inutile, si impara, ci si arricchisce, e poi questa, la storia che si riceve, quella si può tramandare. Io penso che sia proprio fondamentale, fa parte proprio dell'umano.
raccontare la propria esperienza e condividerla. E portarla ecco, tu hai dei momenti ecco, nel tuo passato dove ti ricordi la prima volta che hai ascoltato una storia a teatro, perché le storie noi le vediamo al cinema, a volte leggiamo dei libri dove ci sono delle storie, ma c'è un giorno che ti ricordi dove c'era una persona che raccontava e tu sei rimasto rapito, colpito da lui, da lei? Ma dunque, il mio inizio di carriera da spettatore è stato con un teatro leggero. Mia mamma, appassionata di teatro, quindi cercava di mediare tra lo stabile, quindi storie un po', insomma, pesanti da digerire per un bambino o un ragazzino, e quindi cercava di mediare e mi portava a vedere teatro leggero e sono rimasto molto affascinato dalla Baistrocchi quando ero bambino. Quasi tutti gli anni sono andato a vederla fino a una certa età, sempre insieme a mia mamma, e quello proprio mi... ero bambino, questo attore della Baistrocchi che scende tra il pubblico del genovese e viene proprio da me praticamente con un velo e mi copre, io ero proprio, avrò avuto 10 anni se li avrò avuti, e avevo un'energia, una forza, perché era questo uomo vestito da donna ma coi baffi, un vero un uomo proprio, un uomo vestito da donna con questi tacchi alto, e io lì mi sono detto, caspita, ma io voglio fare una cosa del genere, no? E quindi con la leggerezza di quel teatro che ho visto da bambino, e mi ricordo anche altri spettacoli leggeri, mi ricordo Enrico Beruschi, non so se tu te lo ricordi, Raffaele. Come no, certo, assolutamente. E mi ha raccontato tutta una storia di Landru, quindi tutta l'uccisione delle 6 mogli, te le raccontava. Era una narrazione, perché poi con questo modo molto pacato, signorile... Quindi sono partito veramente non né da teatro civile né da teatro molto impegnato, ma da una leggerezza fatta però sicuramente da gente brava. Ecco, da ottimi attori. Ecco, dico una cosa, perché quando io sento parlare della Baistrocchi, della Bai, penso sempre anche a l'interprete di Fantozzi, che lui fece parte della Bai, e come, nel senso che sicuramente la Baistrocchi era anche una fucina di talenti, e quindi sicuramente Paolo Villaggio, pur facendo cose leggere, ma io sono convinto anche Beruschi, anche tutte le persone che comunque vedevamo anche in ruoli comici, avevano un background molto importante, perché poi lo sappiamo, far ridere forse è la cosa più complessa, più complicata. Ma anche Enzo Tortora partecipò alla Bai. Ecco, molti genovesi insospettabili a un certo punto sono passati dalla Bai. Anche Enzo Paci per un periodo è stato alla Bai. Forse è stato una delle ultime leve, nuove leve. Sì. Sicuramente, ecco, la cosa del teatro che è forte, potente, fortissima, è proprio il fatto che si possa condividere sia sul palco sia sotto il palco qualcosa di come si può dire, qualcosa che non tornerà mai più, perché è il qui e ora per entrambi, nel senso che quelle 2 ore dello spettatore e quelle 2 ore per l'attore non torneranno più, e quindi è questo il qui e ora fatidico, no? Senti, allora io vado a bomba, c'è uno spettacolo che stai producendo, che stai portando avanti e che stai preparando con l'impossibile Tancredi, con Antonio Tancredi, vorrei che io ne avevo sentito un po' parlare, perché appunto me l'aveva accennato, e vorrei sapere da te, ecco, com'è riprendere un copione, e poi vorrei sapere qualcosa di questo spettacolo. Dunque, com'è riprendere un copione? Ecco, a microfono spento ti ho detto appunto che dal gennaio del 2020 a oggi io in scena ci sono andato ben 2 volte e forse c'è anche un po' di ruggine e una paura quasi da, no, da pischello che deve andare sulla scena per le prime volte. Ed è anche una piacevole paura. E
Dunque, prendere in mano un copione, tra l'altro non scritto da me, perché è capitato in molte occasioni, oh, è arrivata mia figlia. No, ciao! Ciao Nadia. Ciao. Come si chiama? Si chiama Nadia. Ciao Nadia, ciao, benvenuta a Storia in Scatola. Sì, vai. Sì, ho detto di sì. Okay. Ma ha chiesto un permesso che tra l'altro lei si prende tranquillamente. Vabbè, adesso... Però ci teneva. Tanto approfitto perché c'è Martina Talia che ci saluta, dice buonasera a tutti, che ascolto con piacere. Ciao Martina. Martina, davvero un piacere, sì, anche per me. Ciao Martina. Ciao. Dunque, in questi ultimi anni mi è capitato di prendere copioni che poi erano miei, quindi magari di condividerli con Mirko Bonomi dell'Ortica in qualche occasione, e in altre occasioni invece andare da sole in scena o magari con dei musicisti. Adesso invece il copione non è assolutamente mio, non c'è niente di mio scritto, e insomma il confronto è molto interessante, molto importante per me, molto importante perché insomma è un mettersi in gioco quasi doppio, perché devo dare molta più importanza alle parole, perché quello che scrivo io a un certo punto un po' me la scrivo, me la canto e me la posso aggiustare anche rispetto al momento. Ma il testo scritto da un altro devo avere un rispetto veramente altissimo, perché se quell'autore ha deciso di mettere quell'aggettivo, quel verbo, io lo devo rispettare. E se lo rispetto, ho anche più forza io come attore, quando sono in scena, perché sono più vero, perché quello che io cerco veramente è, in quel momento, in quelle due ore in cui si è sul palco, col pubblico, questo scambio di energia tra chi ascolta e chi racconta, è la verità, è la verità. Essere veri, la verità nel proprio percorso. Io ti sto raccontando questo fatto, ti sto dicendo questa frase perché è proprio quella lì, è quella lì, in questo momento è quella lì, e io la sento come se la dovessi vivere adesso per la prima volta. E insomma è un bel impegno, è un bel impegno. Antonio Tancredi me lo ha chiesto, io ho detto di sì, proprio con grande forza e grande felicità, ma è un grande impegno, una grande responsabilità. Tra l'altro, appunto, questo è uno spettacolo che è anche ideato sia per i serali ma anche per le scuole, quindi doppia responsabilità. Doppia responsabilità, perché questa data la facciamo per delle superiori, per dei ragazzi vicini alla maggiore età, però insomma sono ragazzi. E sì, il rispetto deve essere veramente ancora, rispetto sempre per tutti, ovviamente. Qui una cura, perché coi ragazzi, insomma, bisogna essere veramente puliti. E quindi ti raccontiamo questa storia, una storia contadina, la trasformazione dell'agricoltura negli ultimi 150 anni, ed è molto paradigmatica anche rispetto alla società tutta. Perché questo progresso ha fatto sì che molti contadini sono diventati operai, molti contadini hanno lasciato le campagne, e quelli che sono rimasti nella campagna si sono dovuti trasformare e a volte diventare degli imprenditori industriali della terra, e non sempre la cosa ha funzionato, anzi, insomma. E dunque qua ci sono tante testimonianze di contadini che magari hanno fatto quella scelta di diventare imprenditori, ma poi hanno capito che era una scelta proprio sbagliata, quantomeno per se stessi, e sono tornati a fare il contadino, a lavorare la terra, per se stessi, per la propria famiglia e per i clienti di prossimità, quindi vendere il famoso chilometro zero, ma senza neanche dirlo. Io coltivo per me, per la mia famiglia e per chi abita la zona. Ed è stato leggere, entrare in questo testo, imparare la memoria, e non è la stessa cosa che leggere, imparare a memoria il testo, non è per niente la stessa cosa. È vivere, cioè se, in certi momenti sento proprio gli odori,
gli odori della verdura e della terra. E quindi questo è un po' un ritornare a un'origine, perché noi ricordiamoci anche che solamente 100 anni fa l'80, il 90% delle persone lavoravano la terra. Tra l'altro c'è Daniela che saluta, ciao Daniela, Daniela Salvo, che dice: buonasera, interessante la riflessione sul rispetto dell'autore e la considerazione del testo. Sì, grazie, grazie. È chiaro che il testo è un punto di riferimento importante, anche se francamente io credo che ogni testo, una volta messo in scena, viene tradotto e quindi tradito, perché sì, la traduzione di un testo è già un tradimento. E quindi personalmente è chiaro, se una cosa ha ragione, ti spiego. Un conto se io parlo di Dante Alighieri e inizio e dico nel mezzo del cammin dell'altra sera, allora sì, Dante. Sì, Dante è l'intoccabile e tutto il resto lo possiamo toccare. Però ad esempio Shakespeare tradotto in italiano, ci sono delle traduzioni mirabili, anche, non so, cito quella di Macbeth di Gassman, che è ancora una di quelle più quotate, però comunque è una forma di tradimento. E quindi anche la poesia, no? Come fai a leggere Baudelaire in italiano quando la musicalità la trovi solamente in francese? Sicuramente però questo pudore che da artista quale sei hai, perché da autore hai rispetto verso l'autore, sicuramente è la cosa migliore, perché poi ci saranno comunque percorsi che in qualche modo prenderai e che sentirai più tuoi, perché è chiaro che poi anche i ragazzi, no, che ti ascolteranno ti manderanno delle informazioni. E lo stesso Tancredi, che appunto ha lavorato con questo testo. Il testo lo ricordiamo, il titolo me lo ricordi? Il titolo è Adamo dove sei. Adamo ed è nelle Sacre Scritture, Dio dice Adamo dove sei. E è uno spettacolo, una narrazione con tante domande. Ci sono tante domande, è interessante questa formula, e questo Adamo dove sei, e quando Adamo dice sono qui, è nascosto, esce dal cespuglio, e insomma sono storie prese anche dai contadini, ma anche dai letterati, cioè Leone Tolstoi anche, che torna alla terra dopo tutta una vita in città, da personaggio molto famoso. E questo dove sei, sono quelle domande importanti. Dove sei tu ora veramente? Raffaele, Antonio, tutti gli ascoltatori. Certo. No? Sono qui nella mia stanza, dove sono seduto, come diceva un signore che io conoscevo. Come, dove sei? Come stai? Io sono qua seduto. Se vogliamo restare nella superficie, ma se vogliamo andare nella profondità, il dove sei, il domandarsi veramente che percorso sto facendo, sono contento di quello che sto vivendo, cosa vorrei cambiare, ecco, domande importanti. E questo il dove sei di Dio che dice ad Adamo non è il dove sei nascosto dietro il cespuglio, c'è tanto, no? C'è tanto di più, c'è tanto di più. Ed è una domanda che si rivolge a tutti, no? Dio nelle Sacre Scritture. E noi magari arriva al punto, momento della nostra vita, che certe domande ce le facciamo. E ci mettiamo un po' con le spalle al muro, adesso diamoci anche una risposta. Guardiamoci allo specchio e diamoci anche una risposta. Ed è un po', mettendola nello spettacolo, anche un po' la storia, no, dell'agricoltura, di questi contadini che sono stati proprio usati e gettati. Adesso questo ritorno alla terra è perché magari molti contadini se la sono fatta questa domanda: ma ne valsa la pena lavorare per il mercato, diciamo, no? O forse è giusto tornare
a seminare per quel terreno, per quella zona, invece di prendere un seme chissà da dove e metterlo lì che la terra non lo vuole. Certo, allora è chiaro che, sentendo mio nonno, che lui aveva proprio, mio nonno andava a vendere la verdura a caricamento, aveva la mula e andava, solo che lui aveva 12 anni quando lo faceva, e quindi partire alle 4 di notte era molto tosto, perché lui avrebbe voluto studiare. Poi, appena ha avuto la possibilità di fare l'operaio, ha avuto la possibilità di avere una cosa che i contadini non hanno mai avuto, che è lo stipendio. Cioè, il fatto che a fine mese avevi dei soldi veri in tasca era qualcosa che all'epoca lui mi disse, caspita, cioè io lavoravo in acciaieria, però per me era una cosa incredibile, perché io ero vestito pulito, avevo degli orari fissi, sì, è chiaro, c'erano dei problemi a livello proprio di però era migliorare la propria vita. Poi, secondo me, col tempo, infatti lui non ha mai mollato la terra, fino ai 90 anni, finché ha vissuto. Lui ha sempre avuto un rapporto con la terra, ma che era un rapporto di salute. Cioè il fatto proprio che lui non ha mai lasciato la terra, non ha fatto più il contadino naturalmente, però per dire che però, secondo me, già la figlia, mia madre e mio padre, questa cosa della natura, ma già le generazioni anche che oggi hanno 24, 25 anni, 30 anni, io vedo tanti che studiano agraria, vedo tanti che cercano quell'origine, no? Perché forse sono anche disillusi dal fatto che sì, hai lo stipendio, come dici tu, magari riesci anche a comprarti la casa al mare e la macchina, ma poi sei felice? La domanda è, sì, questa domanda poi te la faccio. Hai raggiunto la tua essenza, no? Il miracolo, no? Sì. C'è il discorso che chiamiamolo il miraggio, no? Della città, magari comunque di un lavoro anche un po' meno forse pesante, o comunque appunto la tranquillità del 27, è chiaro che ha svuotato però le campagne. Ci poteva essere una mediazione, magari, chi lo sa, perché veramente ci sono luoghi che ormai sono morti, però vedi gli edifici, vedi le fasce, magari in Liguria, che era una fatica, cioè fare il contadino in Liguria, non lo so, più faticoso, non lo so cosa possa essere, però vedi questo lavoro lo vedi, è andato perduto? Non lo so, però lo vedi che c'è un'opera umana in simbiosi però con la terra. Non che sono andata a mettere un grattacielo a Canate di Marsiglia, che ne so, hai capito? Cioè, se vai però a Canate, no, per dire, con un esempio di un paese un po' abbandonato, l'umano c'è stato e non è la preistoria. L'umano c'è stato, e allora forse una mediazione ci sarebbe potuta essere in quegli anni. E lì forse c'è stata un po' una cecità. E ecco, e chiaramente il progresso, l'industria, non dico di no, assolutamente, l'acciaieria no, non diciamo di no, non diciamo di no, però magari in un rispetto, no, dell'ambiente, una Cornigliano un po' più bella poteva esserci e una campagna un po' meno spopolata poteva esserci. Sì, è proprio, prima noi abbiamo parlato del Vajont, no? E che è un po' l'emblema, nel senso che poi lì c'è teatro di narrazione, ma c'è anche la storia di un popolo che, da contadini montanari, hanno detto: wow, lavoriamo tutti a fare questa diga, hanno costruito questa diga. Longarone si è arricchita anche grazie a questa diga, questa settima meraviglia, ottava meraviglia del mondo. Sì. Il problema è che la diga è una meraviglia. Va bene, no? Che poi alla fine la diga è ancora lì. La diga è meravigliosa, un'opera pazzesca, ma l'hanno attaccata, adagiata al Monte Toc. Ma se chiami un Monte Toc, non ci metti la diga, no? Quindi voglio dire, vabbè, comunque. No, il Monte Toc lo chiamavano i vecchi, che Toc vuol dire pezzo e Patoc vuol dire marcio.
nella valle del Vajont, che vuol dire va giù. Sì. E dunque fai questo capolavoro di ingegneria, perché è un capolavoro di ingegneria, sulla sabbia. Dove lo fai? Su un luogo dove non lo devi fare. Certo, allora io credo che davvero, credo che forse questa è una domanda che ti pongo, che la memoria, e tu sei uno dei protagonisti della memoria perché porti avanti anche altre storie. Noi ne abbiamo parlato una in particolare perché essendoci anche il Tancredi e essendoci te insieme non posso non parlarne di questo lavoro, ma sicuramente ecco, la memoria è proprio una forma di cartina tornasole della realtà, perché quel nome ha quel significato, quell'evento ha quel valore, e quindi è fondamentale raccontare di questa storia, ecco, cioè di questa storia di contadini. C'è un evento, qualcosa di quello che racconterai, di quello che stai raccontando, che davvero ti colpisce di più? Cioè, cos'è? C'è un momento dello spettacolo dove veramente si può dire che è il cuore del... Perché questa della domanda dove sei è già... Ma delle altre domande? C'è un momento in cui questo contadino del bolognese, il signor Begatti, che appunto racconta e dice: quando lavorano là c'è il progresso, c'è il computer, c'è tutto, no? Tutto va bene. Quando io lavoro qua, sono rimasto agli anni 60, sono rimasto col mio trattore. E c'è una frase che lui dice: perché se la terra la rispetti, ma la rispetti quando è tempo, non come adesso, che se tu organizzi la settimana di lavoro e quindi dici: in questa settimana lavoriamo su questo quadrato di terra e in questa settimana piove e tu lavori lo stesso, tu non rispetti la terra, perché tu la terra la stai schiacciando. Tu passi col trattore e la schiacci, da lì non ci esce niente. I vecchi dicevano: quando piove vai in piazza, non vai in campagna a lavorare la terra. Questo, e lui te lo dice in modo proprio così, pulito, sincero, senza, così, te lo dice. Io adesso ci ho messo tanta roba, ho messo un'interpretazione, sì, no. Certo. Lui te la dice, ma io qua, sono qua, ma perché? Ma perché vai col trattore che piove? Come dire, ma sei scemo, no? Ma non te lo dice. Te lo dice in un modo come dire: beh, sono io lo scemo, che io non ci vado, no? Col trattore perché piove. E questo, secondo me, è un cuore pulsante nello spettacolo. Questa persona semplice che ti dice un'ovvietà, ma evidentemente è un'ovvietà che non la stiamo rispettando. Se rispetti la terra, certe cose non le fai, perché non mi ricordo più niente, il regista era quello di Garage Olimpo. Sì. Ha fatto un film qualche anno dopo, andando nelle campagne proprio al confine tra il Paraguay e il Brasile, dove c'erano proprio delle popolazioni ancora un po', diciamo, tra virgolette, primitive. E quindi ha girato proprio con quel popolo, e c'è una scena che è proprio pazzesca, perché c'è quello, il proprietario terriero, che comunque è anche una brava persona, perché ci tiene, no? alla terra, quindi lui lo dice: io ci tengo alla terra, sono attento a tutto. E questo indio prende la terra e dice: io la mangio la terra, se la mangio, se la mette in bocca e se la mangio. Lui è un tutt'uno con la terra. Questa scena, ecco, basta, ti insegna, non so, tutto, ti insegna tutto. Entra nei contesti in punta di piedi, no? Ascolta, cerca di imparare. Questo può essere. Questo è davvero molto potente, quello che mi dici, perché davvero noi siamo in una società dove
mangiamo 3, 4, 5 volte al giorno, siamo pieni di malattie legate all'infiammazione, no? Nel senso che siamo in una società dove la gente mangia 5 volte quanto dovrebbe mangiare, però prende le medicine per poter digerire e compra i coprenti per il Malox, no? E una cosa che ho scoperto oggi, che me l'ha detto un allievo, che mi ha detto, io faccio jiu-jitsu, e mi ha spiegato che le cinture, noi qui in Occidente abbiamo la bianca, la verde, la gialla, abbiamo la marrone, poi la blu, la nera, no? Mentre invece in Giappone, o comunque nella cultura dell'arte marziale, la sporcavano con la terra. Cioè, tu partivi col bianco e poi ogni volta che salivi di un livello prendevi un qualcosa e la mettevi sulla tua cintura, fino a quando poi arrivavi alla cintura nera, che è piena di terra, di vita, piena di esperienza, certo. Capito? Certo. E invece noi siamo in una società che vuole sbiancarsi la cintura. Diciamo che andiamo, cioè in certe culture il medico serve per mantenere la salute, per non far ammalare, no? Qua invece andiamo per curare la malattia, no? Quindi è il medico, lo andiamo a visitare, andiamo a trovare quando abbiamo dei problemi. Insomma, l'approccio è caspiterina, è opposto. È opposto. Bene, io davvero grazie ancora Antonio Carletti, e davvero in bocca al lupo, tanta merda per questa nuova avventura, questa nuova produzione che spero di vedere qui a Genova al più presto e di poterne godere, perché davvero quando si parla di natura, si parla di racconto, il racconto è proprio là dentro, no? Anche la vita contadina, quindi grazie. E noi ci vediamo lunedì, ci vedremo lunedì con Michela Marelli, non so se la conosci, però Michela Marelli è una, tra l'altro per Punto G potrebbe essere una grande risorsa, perché lei lavora a stretto contatto con Laura Curino, sì. E quindi anche lei è una scrittrice, e parleremo di teatro, di narrazione, perché Storie in Scatola vuole parlare di storie. Grazie ancora Antonio. Grazie per la cortesia Raffaele, e grazie a chi ha ascoltato. Grazie. Ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao Daniela, ciao Martina, ciao Giulia, ciao a tutti.